Ora benvenuti, buongiorno, siamo al secondo giorno del nostro festival. Ieri pomeriggio abbiamo avuto il grande convegno sulla storia delle stimmate, con l'analisi dei testi, delle immagini. Bene, il Cantico delle Creature compirà 800 anni l'anno prossimo e ne parlerà anche il Festival Francescano 2025. Ma per vivere il Cantico delle Creature ogni anno è buono. Siamo lieti e onorati di ospitare in questa 16ª edizione del Festival Francescano Davide Rondoni, poeta e scrittore. Con lui dialogherà fra Antonio Ramina, frate minore conventuale, rettore della Basilica di Sant'Antonio in Padova. Un testo come il Cantico delle Creature, analizzato da un poeta come Davide Rondoni e da un teologo come Fra Antonio Ramina, è garanzia di grande interesse, di alta qualità, di intenso sapore spirituale. Davide Rondoni sarà poi con noi anche domenica alle ore 12 in Piazza Maggiore per parlare di Don Giussani e del Poverello. Prima di passare la parola a Fra Antonio, vi ricordo alcune cose tecniche. Sapete che il Festival offre i suoi 100-120 eventi a tutti gratuitamente, però sì, servono anche i soldini per poter continuare in questa grande iniziativa. Allora, se volete entrare nella famiglia dei sostenitori del Festival, potete rivolgervi a qualcuno che ha la maglietta arancione, sono i nostri volontari, e fare una donazione. E grazie anche agli sponsor che ci aiutano, e noterete chi sono per in particolare per questi eventi. Ecco, dopo queste piccole note, cominciamo le cose serie. Erano serie anche quelle di prima, eh? Bene, Fra Antonio, a te la parola, grazie. Buongiorno a voi, grazie a tutti. Credo che sia nei contenuti, nella proposta, un libro grande, proprio perché apre delle domande attorno al Cantico delle Creature e a partire dal Cantico. Allora, ecco, direi che gli autori di questo libro sono quattro. Evidentemente primo il San Francesco d'Assisi, che ci offre questo testo così fecondo. E un autore è certamente anche Luca Salvagno, che è un fumettista, illustratore noto, che ha illustrato le varie strofe del Cantico, e i due autori che poi hanno proposto i due testi, Guidalberto Bormolini, il cui intervento si intitola La Sinfonia del Cosmo e il Canto del Cuore, così sofferma sull'esperienza di un uomo, quella di Francesco, che ha attraversato il creato, ma che si è anche lasciato attraversare dal creato e che consegna a noi un canto. Allora, le domande che si aprono in questo primo intervento di Guidalberto Bormolini potrebbero essere riassunte così: come possiamo cantare anche noi con questo Cantico di San Francesco e che cosa ci dona questa possibilità? Nel dettaglio invece del suo intervento si soffermerà l'altro autore che è già stato presentato, Davide Rondoni, poeta molto noto, ecco, non solo in Italia.
Il titolo della seconda parte, quella scritta da Davide, è questo: la voce del cantico, la voce di chi? Allora approfitto già di questa seconda parte del titolo, la voce di chi, per dire che Davide ci aiuta a capire bene chi è l'uomo che sta cantando appunto attorno al 1224-1225. E cito alcune righe del suo scritto. Ecco, Francesco d'Assisi ha perduto le forze, la vista, sta perdendo la voce, sta perdendo la vita, aggiungerei sta perdendo la fiducia pure dei suoi frati che sembrano non volerlo più alla guida dell'ordine. Insomma, non è certamente un momento facile, roseo, quello che sta attraversando Francesco nel mentre scriverà il cantico. Continua Davide Rondoni: che cosa vuole rendere memorabile il santo? Un pensiero, una norma? No, una poesia, un testo che unisce la lode al creatore a quella per le creature. Allora, Francesco d'Assisi ha scritto forse più di quanto non si possa immaginare. Oltre al cantico ha scritto le regole, lettere, preghiere, testi che, non essendo poesia, hanno comunque una sensibilità, un taglio poetico. Allora, proprio perché è una poesia, un componimento poetico, e vorrei dire così a proposito di questo cantico. Alcuni anni fa facevano, un bel po' di anni fa, un'intervista ad alcuni poeti. Uno di questi poeti era Andrea Zanzotto, forse uno dei più grandi del Novecento, trevisano, il quale diceva così, rispondendo a questa domanda: a che cosa servono i poeti? Diceva: la poesia rappresenta un momento in fuga rispetto alla realtà, ma non perché scappi dalla realtà, ma per ritornare alla realtà arricchendola e approfondendola. Allora, forse nel cantico delle creature si possono riconoscere questi due movimenti: l'altissimo, lo scarto e lo scatto verso l'alto, verso l'oltre, e il ritorno alle creature. Insomma, Francesco guarda al cielo con i piedi piantati sulla terra, o viceversa guarda alla terra però vedendola destinata in comunione già con l'altro. Allora, la prima domanda, provocazione, potrebbe essere questa: Francesco non scappa dal reale, ma lo custodisce, lo valorizza, lo approfondisce proprio a partire da questo suo rapporto con l'altissimo. Intanto buongiorno e una menzione di onore a chi va a un incontro del venerdì mattina alle 9:30. Dire proprio essere dei matti quasi, e poi gli incontri importanti sono in altri orari. Però questo, sono molto contento di questo invito e vi ringrazio, perché è un'occasione per conversare un poco di un testo che tutti conosciamo e non conosciamo, come le persone, come soprattutto i santi, che conosciamo e non conosciamo. Anche Francesco è una figura che più la approfondisci più sfugge, come tutto ciò che è legato a qualcosa di più grande. E rispondendo alla tua provocazione, alla tua domanda, innanzitutto appunto Francesco decide di lasciare una poesia, una prosa ritmata. Adesso qui non c'è la mia amica filologa Brunetti, a cui lascerei il campo volentieri sulle questioni più tecniche del testo, ma lascia comunque un testo poetico, e questo è già un segnale strano, se ci pensano. Non sono tanti i santi che hanno lasciato un testo poetico. Uno è San Giovanni Paolo II, che da Papa scrive un libro anche di poesia, fra l'altro dicendo che la poesia è un amante un po' gelosa, e lui l'aveva un po' trascurata negli ultimi anni, avendo da fare il Papa, quindi incomprensibilmente. Però fa un gesto anche straordinario Giovanni Paolo II, da Papa in carica scrive un libro, un testo di poesia molto bello, però non sono tanti. Però dentro questo cosa c'è, a mio avviso, al di là della diversità tra un santo e l'altro? Sant'Alfonso lasciò delle canzoni, anche San Filippo Neri, quindi non è così strano. Però è chiaro che se tu lasci una poesia, una canzone, se tu offri ai tuoi amici, ai suoi frati innanzitutto, frati è la parola che oggi i ragazzi di oggi tradurrebbero con bro, i loro bro, cioè, perché poi noi abbiamo un'idea di frati forse un po' troppo clericalizzata, no? Mentre Francesco non a caso non era un prete, era un monaco, no? E
lascia ai suoi bro e ai suoi frati un testo poetico. Se uno fa così, vuol dire che stima molto la tua umanità, perché è chiaro che un testo poetico viene non solo da un'umanità ricca, è ok, ma chiede un'umanità ricca. Cioè, se io ti regalo una poesia, scusate, in maniera un po' semplice, vuol dire che ti stimo molto. Se ti regalerei uno slogan e quattro regoline facili. Se ti regalo una poesia, che è un testo che di per sé ha una grande ambiguità, nel senso di ricchezza di significati, di possibilità di interpretazioni, di rievocazioni di tante cose profonde dell'umano, è chiaro che ti stimo molto. Questa è la prima cosa che mi ha colpito quando mi hanno chiesto, è stato qui da Alberto Bormolini a chiedermi di accompagnarlo in questo libro, quando me l'ha chiesto ho detto, ma sai, questo ha lasciato una poesia, vuol dire che stimava molto le persone a cui la regalava e attraverso di loro a tutti, perché poi ha detto cantatela sempre. Quindi ci stima molto. E questo è già un primo segnale di quello che tu accennavi, perché Francesco in genere viene presentato come un estremista. In realtà Francesco ci ha salvato dagli estremisti, che erano gli albigesi, i catari, adesso non voglio approfondire troppo questa cosa, ma questo cum, che fa impazzire i filologi da tempo, insieme al per, il cantico delle creature, questo cum lega il creatore e le creature, non dice, come avrebbero detto i catari, laudato sì mi signore, nonostante le creature, contro le creature, disprezzando le creature, cum. Questo cum, che appunto può essere interpretato ambiguamente come linguaggio poetico in molti modi, attraverso, con, per, no? Era una particella che lega insieme il creatore e le creature, come tu accennavi. Questo noi facciamo fatica un po' a capirlo, ma se ci guardiamo un po' intorno capiamo anche l'attualità di questa cosa, perché il dualismo tipico degli albigesi e dei catri è molto presente anche oggi. Oggi semmai c'è una grande devozione alle cosiddette cose spirituali, a cui uno può dare anche il nome di Dio o di Divino, è un certo disprezzo della carne, un certo disprezzo della materialità della vita, da cui si sfugge con quello che Pasolini, nato a Bologna, chiamava l'astrazione. Cioè si rende tutto un po' astratto, il corpo, le parole fondamentali della vita, si rende tutto un po' astratto per sfuggire alla concretezza della carne, della creaturalità. Pensate appunto che siamo arrivati al punto che è difficile dire mamma babbo, si estrae tutto. Ora lo dico perché questo cantico mette invece in legame le creature e il creatore. E non è un legame sentimentale, è un legame conoscitivo, cioè non è solamente un legame affettivo, diventa un legame affettivo, ma è un legame conoscitivo. Perché Francesco loda il creatore insieme alle creature, perché per lui le creature sono segno del creatore. La parola segno è fondamentale per comprendere questo testo. Noi siamo un po' fuori dalla cultura del segno, cioè siamo più dentro la cultura del simbolino funzionale, cioè spingi qui e succede quello. I simboli per noi ormai sono questo, no? Cioè, spingi una cosa e succede un'altra. Ma il segno è un po' di più. Per l'uomo religioso tutto è segno. Infatti Francesco vive la povertà a questo livello. La povertà di Francesco non è la miseria. Bisogna stare attenti a questo, lo dico perché questo si incardina esattamente nel canto delle creature. I grandi poeti trovatori, Francesco come sapete si chiamava Giovanni, viene chiamato Francesco perché è figlio della francese, i grandi poeti trovatori, con tante varianti possibili, che venivano dal sud della Francia, sicuramente visitati da saperi orientali e anche da monachesimo irlandese, cosa mettevano in scena? Forse lo ricorderete a scuola, dove vengono sempre banalizzati. Sono tutti poeti innamorati di donne lontane, di donne già sposate ad altri, cioè degli amori apparentemente impossibili. Ma quei trovatori, e poi siamo a Bologna, Guinizelli, la scuola, prima la scuola siciliana, poi la toscana, poi Guinizelli, poi Dante, cosa mettono in scena? Lo dico per tornare alla questione del segno, cioè per capire cos'è la povertà per Francesco. Cosa mettono in scena quei poeti? Che la gentilezza di un uomo, come la chiamavano, la nobiltà, la santità di un uomo, si mostra nel fatto che è capace di amare qualcosa che non possiede. Perché Dio tu non lo possiedi. Come fai a conoscerlo? Amandolo. Ma anche la tua donna non è la tua. Anche i tuoi figli non sono tuoi. La vera esperienza di povertà si fa quando si guarda negli occhi i propri figli e capisci che sono tuoi ma non sono tuoi.
quella è la povertà, cioè quando la realtà rimanda ad altro, quando la realtà è segno d'altro. Perché se la povertà fosse la miseria, avrebbero ragione quelli che dicono al mio amico Cardinale Zuppa, come lo chiamo io perché è il suo cognome vero, sapete che lui si chiamava Zuppa, poi ha cambiato il padre, poi ha chiamato il cognome Zuppi, che se la prendono con Zuppi perché dicono: ma parli sempre di poveri, di mie, stai nel palazzo più ricco di Bologna, perché gli immigrati non ti riporti lì? Avrebbero ragione se la povertà fosse la miseria, ma la povertà non è la miseria. Tanto è vero che D'Annunzio, che è uno che pensava, era ossessionato da San Francesco e pensava che San Francesco fosse un superuomo, rimane male, lo scrive una lettera, quando scopre che San Francesco si fa portare da Sor Jacopa dei Sette Soli i mostaccioli, i biscotti prima di morire. Dice: ma allora non è un superuomo, no, è uno che ama la realtà, ma capisce che la realtà che lui ama non è la sua. Questa è la radice della povertà, e nel Cantico questo è il legame, cioè la realtà come segno. Le creature, Francesco non chiama la natura madre, non è un green. Nessun grande poeta chiama la natura madre, né Lucrezio, né Leopardi, né San Francesco, né Mario Luzzi, perché la natura non è madre. Perché se la chiami madre un giorno hai buoni motivi per chiamarla matrigna il giorno dopo. Vai a dire in Romagna sorell'acqua, ti corrono dietro col badile, se pensi che la realtà sia buona in sé. Nessun poeta chiama la natura madre. Solamente i negozi banali chiamano natura madre, madre terra, eccetera. Francesco, come tutti i grandi poeti, sa che la natura è una creatura, come te. È sorella e fratello, semmai, non madre o padre. Perché è molto commovente il cerbiattino che corre, io abito qua in un bosco sopra Bologna, sono belle certe scene di tramonto nei boschi sopra Bologna, ma anche il tumore al pancreas è naturale. E anche il cinghiale che ti attraversa la strada e muore se non stai attento, è naturale. Allora Francesco questo lo sapeva benissimo, per questo la lode che fa a Dio, legandola alle creature, è completamente dentro la cultura del segno, che se perdiamo abbiamo perso tutto. E la fuga di cui parlava Zanzotto, grande poeta che ho conosciuto, è questo, cioè è il punto di fuga della realtà. Perché se non c'è questo punto di fuga per cui quando guardi negli occhi i tuoi figli vedi anche qualcos'altro a cui appartengono, più che a te, Dio cos'è? E Francesco, da grande poeta, grande santo, ma anche da uno che ha bevuto queste cose, perché canticchiava in francese, la mamma probabilmente gli canticchiava qualcosa di questi trovatori che amavano la donna lontana e comunque distinguevano tra amore e possesso, temino abbastanza attuale direi, la distinzione tra amore e possesso, quindi cioè, non è che Francesco parla di cose di mille anni fa, credo che sia importante ed è il motivo per cui possono stare insieme il creatore e le creature, e questo è straordinariamente attuale. Sì, sentendoti su questo tema mi viene in mente come San Francesco sia stato tante volte descritto come un santo la cui spiritualità è l'insegna della non appropriazione, per cui nei suoi scritti ricorrono tantissime volte i verbi del ringraziare, restituire, lodare, benedire, come nel Cantico stesso. Ti chiederei se puoi di rimanere ancora un po' su questo tema del segno, e lo faccio leggendoti una citazione di San Bonaventura nella sua Leggenda Maggiore. Dice così: contemplava nelle cose belle il bellissimo e, seguendo le orme impresse nelle creature, inseguiva dovunque il diletto. Di tutte le cose si faceva una scala per salire ad afferrare colui che è tutto desiderabile. Con il fervore di una devozione inaudita in ciascuna delle creature, come in un ruscello, delibava quella bontà fontale e le esortava dolcemente al modo di Davide profeta alla lode di Dio con i salmi. Dunque, credo che sia suggestivo il passo, tuttavia forse, io non sono un esperto di San Bonaventura, forse tradisce in parte, non rende pienamente ragione di un aspetto centrale del Cantico, cioè sembra che qui le creature siano strumentali per delibarsi della bontà fontale che è Dio, sono scala, in realtà sono qualche cosa di più, sono segno ma in senso forte. Dunque, che cos'è questo segno? E in seconda battuta,
come leggere i segni di Dio? Sono domande un po' difficili, devo dire. Quindi abbiate pazienza e pietà nei miei confronti se provo a rispondere a cose così. Ma intanto nel testo di San Bonaventura che avete sentito riecheggiano tante cose di poesia. Il diletto e l'inseguito del Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici, che è l'unico libro della Bibbia in cui apparentemente non si parla di Dio, si parla di questo continuo inseguimento di due amanti, no? Poi hanno tradotto sposi, in realtà è amanti. Perché l'amore è un inseguimento, l'amore è veramente un inseguimento. Quindi Bonaventura, poi ovviamente arriva il re Davide, primo grande poeta, ma per stare sulla tua domanda, appunto il segno non è un pretesto, questo ridurrebbe al pari probabilmente di un certo catarismo strisciante la realtà a qualcosa che non ha valore, perché è un pretesto, come un pretesto per arrivare a Dio. Questo è un atteggiamento che molto spesso ha allontanato le persone dalla fede, perché se la mia vita è un pretesto, mentre invece Dio non si è incarnato per un pretesto, si è incarnato per qualcosa che vale. Questo era quello che era la radice dell'eresia dei catari, che come tutte le eresie è molto affascinante, ma discostandosi di un pelo decisivo dalla verità produce un sacco di errori. Perché appunto il mondo non è preda del demonio da disprezzare. Certo, non siamo in paradiso e bisogna sempre diffidare di quelli che ti promettono il paradiso fra qualche anno. Stiamo lavorando per te, lasciaci lavorare, l'abbiamo fatto, troveremo la razza perfetta, così saremo tutti in paradiso, troveremo la giustizia sociale perfetta. Bisogna sempre diffidare da quelli che ti promettono il paradiso in terra, dalle grandi ideologie o dalla tecnologia che oggi, fra un po' troviamo la cellula della felicità e la distribuiamo in giro. Diffidare sempre. Aveva ragione la mia nonna Peppa, che quando avevo 14-15 anni, sono romagnolo come forse avete capito, andavo al mare a Cervia della mia nonna, avevo 14-15 anni e sentivo la mia nonna nella stanza di là che diceva il Salve Regina, che è una preghiera della tradizione cristiana, dove c'è un dice in questa valle di lacrime. Io mi guardavo intorno, vedevo la ragazzina in costume, la piadina, il mare, cioè, non, cazzo, va di là, è una figata, cioè. Stai un po' esagerando, mi sembrava, no? Poi devo dire che crescendo, forse valle di lacrime è poco per descrivere cos'è il mondo, che sicuramente è molto incantevole, ma anche terribile. Francesco aveva questo sguardo come la mia nonna Peppa, più che come quelli che ti promettono il paradiso, sempre. Allora, il segno non significa che la realtà è un pretesto, ma il segno è qualcosa di invisibile, importantissimo, che ti fa conoscere le cose invisibili. Per questo io non sono mai stato d'accordo con quella frase che tutti citano anche in ambito cattolico del buon Saint-Exupéry, grandissimo scrittore, che dice l'essenziale è invisibile agli occhi. No, l'essenziale è anche invisibile agli occhi, perché se l'essenziale fosse invisibile agli occhi facciamo fuori la realtà visibile, facciamo fuori l'arte per esempio. Ma facciamo fuori quella spalla per cui ti innamori di quella donna, per quell'elemento, per quello sguardo. Non è che non conta quello. Poi non basta. Ma non è che puoi dire questo non è essenziale. Altro che essere essenziale. Il volto dei miei figli per me è essenziale. Non è che non è essenziale perché amo la loro parte invisibile. Non so se mi spiego. Solo che appunto cos'è che rende il visibile segno di qualcos'altro? Perché è segno? Cosa vuol dire un segno? Adesso, scusate, sto un po' semplificando, ma per condividere qualche esperienza insieme, non siamo qui a farci lezioni l'un con l'altro. Se domani, il signore qui davanti, scusi, vestita quasi rosa, come si chiama lei? Patrizia, non so, c'ha un marito, Patrizia torna a casa e vede una rosa gialla sul tavolo. E dice, però mio marito mi vuole bene. Patrizia non vedrà mai camminare per la strada l'amore di suo marito. Non lo potrà mai mettere in un microscopio e misurarlo. Per questo non esiste. Non so se ha dei figli, signora. No? Se io dico alla signora quanto ama i suoi figli, non è che mi risponde 5 metri o 2 chilometri, infinitamente. Questo amore infinito, siccome non lo vediamo e non lo misuriamo, non esiste. Oppure lo conosciamo attraverso i segni
Cioè lo conosciamo attraverso un metodo della ragione, che è il conoscitivo, che passa attraverso i segni, che è il metodo, se volete, simbolico, analogico, poetico, quello che vi pare, però è un metodo di conoscenza. Se ci pensate, noi le cose più importanti della vita le conosciamo per segni, non perché le mettiamo in laboratorio: l'amicizia, l'amore, il dolore, mica li vediamo, non esistono, altro che se esistono, solo che li conosciamo attraverso i segni, e se non stiamo attenti ai segni non li conosciamo, come si vede in certi servizi televisivi quando intervistano il vicino di casa di uno che ha fatto una strage, ma erano delle brave persone, no, che non hai visto nulla, non sei stato attento ai segni. No, quando quel povero ragazzo che ha ammazzato la sua ragazza famosa, Cecchettin, no? Ha fatto diventare figlio del patriarca, cioè minchiate totali, minchiate, un ragazzo che sta male, quando leggi che a 18-20 anni dormiva con l'orsetto, io se mio figlio dorme con l'orsetto a 20 anni è un segno che mi preoccupa. Cioè non è il figlio malato del patriarcato, è un ragazzino che sta male, poi non te ne accorgi. Allora, noi le cose più importanti le conosciamo per segni, se stiamo attenti. Ma questo non fa del segno un pretesto. La rosa ha un valore, ha una bellezza sua. Ha una bellezza sua che addirittura è aumentata dal fatto che tuo marito te la regala. Se no sarebbe una rosa che neanche noteresti per la strada. Questa è la dimensione e la dinamica del segno, che, insisto, noi stiamo un po' perdendo, perché siamo appunto una società che non capisce la povertà e la fraintende con la miseria, creando fatto una serie di ambiguità, perché non si capisce perché da San Francesco, che amava tanto la povertà, sono nate le banche. Come mai sono nate le banche? Perché le banche potevano una volta aiutare la vita. E una società che non ha più la cultura del segno, per questo io anche così artisticamente sto lavorando per creare segni, perché o lasciamo segni o lasciamo marchi. Dobbiamo decidere. Per questo è giusto che ci sia il crocifisso negli ospedali e nelle scuole. Al di là delle questioni di fede del singolo, è giusto proporre dei segni, perché se non proponiamo più segni, rimangono solo i marchi, il vuoto non esiste. E questa è una responsabilità che abbiamo. Anche il fatto che facciate un festival in piazza è un segno, è creare un segno. E questo è importantissimo in questo momento, è molto più importante forse che tante altre chiacchiere. E credo che oggi questo nel cantico sia rifondato al livello giusto, perché come dicevi giustamente, non è appena la scala, anche se l'immagine della scala appartiene a tante culture, ma cioè non è che la rosa è solamente un pretesto, la rosa ha un suo profumo da apprezzare, una sua realtà da vivere, una sua bellezza da ammirare. Non è che... Poi, come dicevi tu prima, come si fa a interpretare i segni? La signora Patrizia arriva in casa e dice: ah, che bella rosa! E perché è gialla? Perché non è rossa? Si deve far perdonare qualcosa? Cioè i segni sono anche la dinamica più rispettosa della nostra libertà, perché chiedono un'interpretazione. Il segno non rivela il suo significato in modo meccanico, come se noi fossimo un algoritmo, un computer, in cui la realtà si imprime qua talis senza personalizzazione. Il segno, se ci pensate, è anche il modo di, per la tua conoscenza, più rispettoso della tua libertà e della tua personalità. Perché per interpretare un segno devi mettere te stesso, devi mettere come stai, devi mettere la tua libertà, devi mettere la tua cultura. Non è automatico. Non è automatico. Dal piccolo segno della rosa al segno degli occhi dei tuoi figli. Cioè, devi mettere un sacco di cose in campo e soprattutto la tua libertà, perché puoi non guardarlo. Puoi non accorgertene. Puoi decidere di non fare attenzione. Il segno rispetta la libertà. C'era un grande poeta polacco che diceva: per fortuna Dio non si mostra, che si mostrasse dovrei guardare solo lui, invece così posso gustarmi le coccinelle, i fili d'erba, le nuvole, il cielo, il volto amato, perché il segno è questo, è qualcosa che rispetta la mia libertà, non è l'autoevidenza delle cose. Grazie, vedo che la domanda non era difficile, allora ne faccio una di difficile adesso. Allora, sempre di quella famosa intervista ai poeti, a uno che era Montale, e Montale risponde così: a che cosa servono i poeti, così in maniera un po' scanzonata come faceva lui, ma di la verità non so a che cosa servono i poeti, ma qualche cosa servirà. Una cultura che non producesse poesie sarebbe una cultura ben strana. Mi viene da dire, di per sé forse
la poesia non serve a niente, non serve a niente. E aggiungo, forse non serve a niente, come non servono a niente le cose più importanti della vita. L'amicizia non serve, perché se mi serve qualcosa la uso in maniera strumentale, ma non è più amicizia. Forse non serve a qualcosa nemmeno Dio, perché se io ho un rapporto serio con Dio non mi ci rapporto perché mi serva in senso funzionale a qualcosa. Se penso a Gesù, penso al profumo di Betania, rispetto a quella donna Gesù dice, e traduco in maniera becera, se volete capire il Vangelo dovete capire che cosa ha fatto questa donna qui, di cui si racconterà sempre qualora si parlerà di Vangelo. A dire, se volete capire il Vangelo dovete entrare nella logica folle di un profumo sprecato, ma anche il profumo, sappiamo, non serve a niente, come non serve a niente il vino della festa e via avanti. Grande tema della gratuità, secondo te come intercetta il tema della gratuità il cantico come poesia o la poesia in genere? Grazie. Intanto la poesia non serve a niente è esattamente la frase che uso in un mio libro per rispondere a questa domanda. E aggiungo, come tu hai accennato giustamente, però è quel niente che è molto importante, cioè quello che sfugge alle logiche del commercio, del commerciabile, del misurabile, quindi del commerciabile, e del ricatto. È un niente in cui c'è tutto quello che vale. Poi cosa fanno i poeti? Cosa ha fatto Francesco? Fa una sorta di gioiello di parole. Cosa sono i versi? I versi che noi poeti facciamo, più o meno belli, sono come delle piccole sculture di parole, no? Fatelo che devono essere quelli, non è che li puoi riassumere in un altro modo. Non è che puoi dire, gli è sempre stato caro il colle dietro a casa sua, e allora no, è sempre caro mi fu questo ermocolle. È quello il verso. È un oggetto di parole, potremmo dire. Un piccolo gioiello, una pietruzza che ti porti in tasca. E a cosa serve? A nulla, apparentemente. Però qualche mese fa andavo a trovare mia madre molto malata e anziana in ospedale e pensavo, vedrò una donna molto amata, conciata male, in ospedale. Poi mi sono ricordato un verso di un mio maestro, di Mario Luzzi, che nella sua poesia dice, mia madre, mia eterna Margherita. Quelle sono le parole giuste. Mia madre, mia eterna Margherita. No, vecchia malconcia in ospedale. I poeti non servono a niente se non al fatto che questi oggetti di parole, pensate a quando Primo Levi o Guareschi giravano nei lager nazisti dicendo fatti non foste a vivere come bruti, in un posto dove la brutalità sembrava l'unica legge possibile. Offrivano questo gioiellino, pietruzza di parole, perché potesse riprendersi lo sguardo adeguato alla realtà. Per questo l'arte, e in questo mettiamo anche il cantico, è un fenomeno di conoscenza della realtà, non di espressione. La riduzione della Dante era un uomo che stava conoscendo il mondo. Amor che muove il sole a tre stelle non è un verso per cuori romantici, è un verso di uno che conosce la stoffa dell'universo molto prima dei fisici e di più. L'arte è un atto di conoscenza. Questo cantico non è una cosa per anime belle, è la verità del mondo, e sfido qualsiasi chimico a dimostrarmi il contrario. Tant'è vero che gli scienziati più acuti stanno arrivando stranamente alle conclusioni cui i poeti erano arrivati millenni fa. Non è un Big Bang, ma forse è un Big Sound, come dice Bormolini nel suo testo, perché è una vibrazione sonora all'inizio del mondo, non un'esplosione. È un ritmo. Shiva crea il mondo danzando con tre passi, la Trinità. È ritmo l'inizio del mondo. I fisici ci arrivano con molti secoli di ritardo, ci arrivano. La scienza è troppo lenta per noi, diceva Rimbaud. Allora, questo testo non serve a niente, però se te lo impari a memoria, può darsi che girando, e non solo vedendo l'acqua e ti viene in mente che è molto utile, tumile, preziosa e casta, o il vento, oggi è una giornata di vento, capisci il valore che Francesco dà al vento perché veramente semina la vita ovunque. E uno comincia a guardare la realtà in un altro modo. Non serve a niente? No, non serve a niente. Però forse qualche parola, tra l'altro è un regalo molto comodo la poesia, perché te la puoi portare, non c'è neanche bisogno delle tasche, te la puoi portare nella memoria, no? Nel cuore, come dicono in francese. Quindi è molto comodo come regalo, però
ti fa guardare la realtà in un altro modo, più profondo, più vero. La conosci di più, e l'uomo è fatto per la conoscenza. Se ci dimentichiamo questo, avrebbero ragione quelli che ci vogliono convincere che la salute è il massimo valore della vita. È da un po' di anni che ci andiamo dietro. La salute come massimo valore della vita. In nome della salute si può fare tutto. Ci abbiamo deciso che Falcone e Borsellino sono due coglioni, perché non hanno pensato solo alla salute. Perché non è vero che la salute è la cosa più importante. La cosa più importante è il significato della vita, l'amore, il senso del dolore, questa è la cosa importante, non la salute. La salute speriamo tutti di averla il più possibile, ma cosa te ne fai di una vita in salute che dura 90 anni senza queste cose? E poi abbiamo deciso che la vita di un novantenne vale più di un bambino di 2 anni? La durata, la salute dà il valore alle cose? O forse la vita di un 5enne vale come quella di un 80enne? Perché non è la durata. Allora i poeti si ricordano queste cose, che a volte sono anche un po' scomode, però uno che dice sorella morte, in una civiltà che non fa altro che censurare la questione della morte, sia spettacolarizzandola da un lato, sia censurandola, forse uno che dice sorella morte ti dà uno sguardo verso la possibilità che in un uomo può scappare, cioè quel fatto lì che non puoi censurare, come lo guardi? Lo censuri, non lo guardi? Lo guardi come la cosa da cui scappare? Sei scemo? Non si scappa. Pensate questa frase qui, sono sorella morte, cosa vuol dire? Ecco, Alberto, fra l'altro, che si occupa di queste cose, fa l'hospice, accompagna i morenti. Pensate quanto l'assenza di una cultura cristiana si sta vedendo soprattutto a questo livello, nella disperazione di fronte alla morte. Non è che quando io sento parlare di perdere i valori mi annoio, non me ne frega niente dei valori, mi interessa lo sguardo alla vita e lo sguardo atterrito di chi pensa di non avere più nessuna speranza è gelante, è raggelante. I miei amici medici me lo raccontano. La cosa peggiore è vedere quando dice una persona che gira e brilla è finita o sta finendo e vedi l'assoluta disperazione di uno che pensa di non aver vissuto. Perché non ha vissuto, perché si è preoccupato della salute e basta. Si è preoccupato di star bene. Dunque, insisto, io sono un fan della salute, mi faccio le visite, mi faccio i vaccini, ma attenzione, siamo in un'epoca in cui sorella morte è uno scandalo, Per questi poeti non servono a niente, forse aiutano anche a pensare un po', a guardare la realtà, a non farsi incantare dagli incantatori che oggi dicono a me gli occhi e ti raccontano un sacco di palle, perché ovviamente il mondo non si è fermato per un pipistrello a Wuhan. Ma come dice il Papa da un pezzo, è il primo atto di una guerra a pezzi, di una guerra mondiale a pezzi. Poi ci ha raccontato che era un pipistrello a Wuhan. Solo un cretino può crederci. Però ci ha creduto in tanti. Perché invece se leggi qualche poeta, non credi al pipistrello di Wuhan e credi ad altre cose. Lo dico per fare un esempio di cronaca, si potevano fare molti esempi, lo dico solo per fare un esempio della vita reale. È vero che la poesia non serve a niente, ma ciò che ti aiuta a conoscere il mondo serve forse alla cosa più importante. Allora vorrei citare una bolognese grandissima, a mio parere, nata nel 23, quindi l'anno scorso era un centenario, Cristina Campo. In una delle sue, dei suoi scritti più noti scrive così ad un certo punto: la pura poesia è geroglifica, decifrabile solo in chiave di destino. Provo a tradurre in modo becero, tu farai di meglio evidentemente. La poesia è comprensibile oppure sensatamente accoglibile solo se letta come destino, come chiamata, come invito a metterti in movimento, se ti affascina la sfida di uscire da un testo poetico diverso da prima che tu lo leggessi. Allora, quale varco, quale destino apre
Francesco d'Assisi con il Cantico. Potrei rispondere io in maniera spiritualistica, devota, apre il varco verso Dio, ma credo che Francesco ci inviti, apre il varco ad abitare il mondo, a stare nel mondo da minori. Che cosa sia la minorità sarebbe già un'altra ora di domande e risposte, però dico un tema in cui la minorità emerge molto bene nel Cantico, il varco, il destino verso cui si chiama il Cantico, lo vedo anche nel grande tema del perdono. Allora, il perdono. La Cristina Campo è stata una delle nostre recenti sibille. Chi era la sibilla? Che è una straordinaria figura che dal mondo pagano trasmigra a quello cristiano senza soluzione di continuità, forse è l'unica. Tant'è che la troviamo nella Cappella Sistina insieme ai profeti, nel Dies Irae scritto da Tommaso Celano, cioè Dies Irae, Dies Illa, che fa rima con Sibilla. La Sibilla era la donna della soglia, stava nella caverna, andavano a interrogarla gente interessata al proprio destino, e rilasciava queste sentenze sulle foglie, Carmi, da cui viene Carmi, la poesia, eccetera, erano delle sentenze non facilmente interpretabili. Quindi che la poesia, come dice la Campo, è legata al destino, è perché la domanda che uno fa alla poesia è una domanda che riguarda il destino. Per quanto inconsapevole, se ti metti a leggere un testo o ascolti un poeta, lo fai perché sei interessato a qualcosa di più che alla salute o al conto in banca. Ti interessa il destino, la destinazione. Se non interrogheresti la Sibilla e le sue foglie. Poi sono geroglifici, cioè non sono immediatamente comprensibili, come le sentenze della Sibilla. Una volta in una sala tipo questa un signore si alzò dal fondo, leggevo delle mie poesie, mi disse: Rondoni, le sue poesie non si capiscono. Allora, a volte pazientemente dico: beh, certo, se l'ultima poesia che lei ha ascoltato è Fosco a scuola, un poeta contemporaneo ovviamente un po' la disorienta, perché il mondo va avanti, i gusti cambiano, eccetera. Quella volta l'ho tagliata un po' breve e quando lui mi ha detto le sue poesie non si capiscono, ho risposto: perché lei sua moglie la capisce? I suoi figli li capisce? Allora c'era la guerra in Iraq. La guerra in Iraq la capisce? Cioè qui non capiamo niente, vogliamo capire solo la poesia. Perché il capire una poesia riporta, e in questo senso il Cantico è straordinario, riporta la nostra idea di capire, che è un po' banalotta, ti frequento 5 volte e ti ho capito, ti definisco, abbiamo una definizione per tutto, la riporta invece al livello giusto. Le poesie, come le persone importanti, non si capiscono, si comprendono, cioè le prendi con te e per tutta la vita ti disturbano, ti stupiscono, ti fanno arrabbiare, ti danno questioni da... Cioè, un testo come il Cantico delle Creature non l'hai capito, lo comprendi e fino all'ultimo respiro ti dirà delle cose. Cioè, noi non è che io ho fatto un libretto su Dante, ho azzardato qualche anno fa, non è che dico, ho pensato adesso arrivo io e Dante lo spiego, finita. Oppure sono il più scemo di tutti che non ho ancora capito niente. No, è che i testi grandi sono così, rilasciano continuamente un loro mistero, come le persone. Perché se tu pensi di aver capito la tua donna o i tuoi figli, sei scemo, non li hai capiti, li hai compresi, li hai presi con te e continueranno ad animarti e a complicarti la vita, no? Se vuoi, se no no. I rapporti più interessanti, se pensate, sono quelli con le persone che non avete capito, non con quelle che avete capito, che pensate di aver capito. Ma questo per dire che il varco di cui tu parli è tutto in quella differenza di potenziale. Tu giustamente hai introdotto il tema della minorità, il piccolino, Parvulus. È un testo che inizia con altissimo, altissimo, e finisce con humilitate. In questo, non è un caso ovviamente, in questo cortocircuito tra il primo pensiero che un uomo vivo dovrebbe avere tutte le mattine, perché se tutte le mattine non ti alzi con il senso dell'altissimo, cioè che c'è qualcosa di molto più grande di te. Non solo che non sei il centro del mondo tu e nemmeno l'uomo è il centro del mondo, come sappiamo, no? Ma non sei tu che fai la vita, non fai nemmeno l'aria che respiri. Se non hai subito il senso dell'altissimo, cioè di una cosa straordinariamente più potente di te, più grande di te, non sei un uomo vivo, dormi. Sei morto e non ti hanno avvisato. Ed è questo sentimento di sproporzione fortissimo che Francesco aveva a livello da sembrare matto.
Perché la prima cosa che chiede al suo compagno, come sapete, Bernardo, è: mi passi il calcagno sulla bocca per 3 volte sulla gola? Non è proprio una richiesta che uno farebbe al suo amico per primo. E dice di quel ragazzo lì, perché non dei ragazzi, dice: il vero fondatore è lui. E Masseo, quando l'accompagna a Siena, che lo fa girare come un derviscio, non so se avete mente la scena di Fioretti, che devono decidere da che parte andare, e Francesco dice a Masseo, che è anche un uomo abbastanza bizzarro, dopo che ho capito, dice: comincia a girare, dervisci puri, filosofia orientale, religiosità orientale, su questo poi dirò qualcosa. Questo comincia a girare, a un certo punto non ne può più, dice: adesso basta, fa no, continua a girare. E poi quando cade dice: cosa vedi? Siena, andiamo a Siena. Vanno a Siena, festeggiamenti, grande onore a Francesco, vanno dal vescovo, Francesco mangia e beve dal vescovo, si fa ospitare, va via senza salutarlo. Al che Masseo dice: ma questo è matto schianto. Perché è vero, Francesco era un po' matto, o meglio, era di quella strana follia che c'è nelle persone un po' speciali, non solo nei santi, anche nei santi. O meglio, che c'è un po' in tutti. Il mio amico Borgna, grande psichiatra, diceva: vogliono tutti ridurci a una fascia media dell'umano. Se esci dalla fascia media, pasticca. Se esci dalla fascia media, psicologo. Ma no, l'umano non è una fascia media. L'umano è pieno di bizzarrie, di profondità, di misteri malvagi, di passioni oscure. Quando abbiamo deciso che l'umano è l'equilibrio, quella parola orrenda della modernità, tutti a cercare l'equilibrio, quando siamo fatti a metà, quindi siamo squilibrati proprio di natura, tutti a cercare l'equilibrio. Allora, il varco che il cantico apre, secondo me, è esattamente in questa grandissima differenza di potenziale tra la prima parola e l'ultima. Un poeta non mette una prima parola e un'ultima a caso, ovviamente, nessuna a caso, ma soprattutto non la prima e non l'ultima, no? E in questo grande differenza di potenziale ci sta tutta la follia meravigliosa di Francesco, perché non dice altissimo e nulla. Altissimo è umilità, cioè stare a terra, raso terra. E la terra nutre, come diceva lui, quindi non è una posizione di annullamento dell'uomo. In questo senso Leopardi è molto francescano. Infatti Leopardi nella Ginestra dice dell'uomo che deve stare come un mendico di fronte alla natura, parola francescana pure, che ci vogliono convincere che Leopardi era ateo, eccetera, tutte palle. Ateo era un grande cristiano, Leopardi era un grande cristiano, leggete l'ultima lettera che scrive al padre. Era un grande cristiano che infatti nella Ginestra è francescano, dice: l'uomo di fronte alla natura deve essere come un mendicante. E non dice che l'uomo è nulla, è quasi nulla. Raso terra, unghia, dove l'umilità della terra è anche la sua fertilità. Ecco, in questa differenza di potenziale c'è il varco che un uomo può trovare e che non a caso sono due elementi in questa nostra epoca di figli di niente e nessuno, figli di NN, dico io, un'epoca di figli di NN, un numero narciso, che sono invece in questione. Il senso dell'altissimo viene negato continuamente e viene negato anche il senso dell'umiltà. È un egocentrismo, un narcisismo feroce quasi. Dicevo prima, girava come un derviscio. Quando Dante, che non sbaglia mai, per fortuna c'è qualcuno che non sbaglia mai e Dante non sbaglia mai, quando parla di Francesco, forse ricorderete che fa uno strano gioco di parole, per cui dice: non basta dire assisi, dire ascesi sarebbe corto, cioè è meno dire ascesi, giocando sulle parole, qui ci bisogna dire oriente. È chiaro che con la parola oriente Francesco Dante sta facendo un omaggio a Francesco come alter Christus, come ciò che sorge, il sole che sorge, però sta dicendo oriente. Francesco probabilmente viene ascoltato dal sultano, che lui voleva convertire. Non è che Francesco è andato a fare col sultano un dialogo interreligioso tipo Ravasi in Ieli, è andato per convertirlo, infatti l'hanno anche menato mentre arrivava, quindi non facciamoci immaginette sbagliate, non era un bel dialogo interreligioso. Però perché il sultano ascolta Francesco, che pur veniva dal campo dei crociati? Perché è un uomo di Dio, è un monaco. E anche il sultano aveva i monaci, cioè anche in quella cultura c'è il monachesimo, mentre non c'è nel protestantesimo, per esempio. Dire che Francesco è oriente vuole anche dire, ed è una grande responsabilità oggi questa, che noi siamo la terra dell'incontro tra Occidente e Oriente. Il cristianesimo è orientale, porta un sapere orientale con sé,
che non a caso appunto è il monachesimo fondamentale, nel monachesimo al suo punto espressivo, cioè la realtà è di Dio. Oggi che sento parlare in maniera un po' banale di una guerra tra Oriente e Occidente, che è una guerra tra supermercati, non è una guerra tra Oriente e Occidente, non è una guerra spirituale né culturale tra Oriente e Occidente, noi abbiamo la responsabilità di far vedere che siamo un ponte tra Oriente e Occidente, che il meglio dell'Occidente è quello visitato dall'Oriente, perché senza la visita dell'Oriente l'Occidente si riduce al peggior supermercato protestante. Per questo l'idea di libertà che stiamo ponendo nella guerra come unica idea per cui tenere insieme le folle e gli armamenti è una palla, perché la libertà non è fare quello che vuoi, quella è la libertà del consumo, ti compri lo shampoo che vuoi, ma la libertà non è fare quello che vuoi, essere quello che vuoi, decidere la tua vita chi sei, quella non è libertà, quella è una pantomima. Infatti dall'altra parte, vedendo questa pantomima, dice: se la vostra idea di fondo è questa, siete fottuti, e tirano dritto. Cioè, vedendo la bella cerimonia a Parigi delle Olimpiadi, ha detto: se voi siete questi, siete morti. E ci hanno ragione. E noi abbiamo una responsabilità rispetto a questa cosa, perché noi siamo la terra d'incontro tra Oriente e Occidente. E la terra d'incontro tra Oriente sa che la libertà non è la libertà di decidere cosa comprarsi al supermercato, o quale giacca mettersi, o di quale sesso essere, o di quale natura vuoi avere. Quella non è la libertà. Quella è la libertà del consumo. La vera libertà è l'energia di aderire alla vita, anche quando è obbligatoria, anche quando non è come vuoi. Gli uomini liberi li capisci perché sono disponibili, perché hanno un'energia di disponibilità sempre. Io ho conosciuto uomini liberissimi che erano inchiodati a un letto. Io ho visto uomini schiavi che si cambiavano la giacca tutti i giorni, perché la libertà non è fare quello che vuoi. Questa idea di libertà, e noi dobbiamo essere la terra d'incontro tra l'Oriente e l'Occidente, in cui mettiamo in discussione l'idea di libertà, perché altrimenti non abbiamo niente da fare. L'Italia e quel che avanza dell'Europa, perché ormai l'Europa è morta quando ha detto di no a Giovanni Paolo II. In quel momento, grazie a Giscard d'Estaing, Prodi e altri, è morta l'Europa, perché hanno detto di no a Giovanni Paolo II. Io su questo sono convinto e sfido chiunque a dimostrare il contrario. L'Italia, se non altro, ha una grande responsabilità di far vedere che la nostra terra, anche in quanto cristiana, solo, ma anche in quanto cristiana, è un punto d'incontro tra Oriente e Occidente, e che quindi smentisce le ragioni di una guerra se non puramente finanziaria. Non c'è un altro livello di guerra, semmai è finanziaria, se la facciano.